buongiorno a tutti intanto, e io sfrutto l'opportunità che mi viene data in questo congresso, che non è il primo ma scusa, sarà... Scusa Luigino, per cortesia, silenzio in sala. Allora, dicevo, sfrutto l'opportunità che mi viene data da questo congresso, che non è il primo ma sarà quasi sicuramente l'ultimo, perché non sono vecchio o non mi sento tale da desiderare così tanto la pensione, però 41 anni di contributi li ho già versati e quindi penso di poterci aspirare più o meno giustamente. Per lasciare spazio ai giovani, ed è proprio di questo che io voglio parlare, i giovani. L'azienda dove lavoro io, dove negli ultimi anni abbiamo sperimentato ogni forma di contratto e di soluzione, da quello separato a tutte le forme di ammortizzatori sociali, finalmente si è aperto uno spiraglio che permette di avere un numero consistente di giovani arruolati o arruolandi tra le fila dei lavoratori, perché ci sono tanti come me che sono ormai prossimi a lasciargli il posto. E pur usando tutte le buone pratiche che io ho imparato dal sindacato, di accoglierli e di invitarli a interessarsi, riscontro che non c'è molto interesse da parte dei giovani nell'interessarsi alle vicissitudini del sindacato. Ritengono, grazie anche a quello che gli viene detto quando vengono ai colloqui in azienda con le parti aziendali o con le agenzie di somministrazione che li mandano, di potersela cavare da soli, come in qualche epoca qualcun altro nel sindacato ha fatto. Allora, alla luce anche del ricompattamento che c'è stato nel sindacato, non senza malumori, e io vi confesso anche da parte mia, perché, cioè, pur col mal di stomaco, perché non sono stati bei periodi quelli in cui abbiamo dovuto firmare un contratto integrativo separato per evitare che ci fossero dei licenziamenti. Ripeto, i giovani adesso hanno tutti la mentalità, o quasi tutti, di potersela cavare da soli. Non sono neanche curiosi poi di capire come funziona il sindacato e in qualche caso ne hanno addirittura, non dico paura, ma timore, nel senso che se si vedono coinvolti a parlare con i rappresentanti sindacali, l'azienda li possa giudicare in un'altra maniera. Quello che bisogna fare non è tanto far capire a loro che non ci sono problemi, è provare a cambiare un po' le regole che hanno determinato questa situazione nei giovani, perché non è solo colpa loro. Il loro posto di lavoro è vincolato a dei contratti a termine, è chiaro che non si approcciano favorevolmente a un sindacato che negli ultimi anni, ripeto, dentro da noi è stato abbastanza conflittuale, ha avuto rapporti abbastanza conflittuali con l'azienda. Quindi è evidente che non si sentono tranquilli nell'approcciare i sindacalisti e provano ad arrangiarsi da soli. Bisogna cambiare queste regole. Non è vero che non si riesce a fare solo i mutui se non si ha un lavoro sicuro. Non si riesce neanche ad avere una continuità di quelli che siamo noi qui dentro oggi. Non vedo tanti giovani qui, Magari c'è qualcuno che non ha mai partecipato a un congresso, ma non è più così giovane. I giovani faranno fatica a entrare qui dentro se non cambiano queste regole, se non gli diamo qualche sicurezza in più, la possibilità di poter parlare liberamente, esprimere anche le loro idee, senza il timore di essere giudicati per questo. E il mondo del lavoro che stiamo affrontando, la tecnologia, il 4.0, corre il rischio che il 4 rimarrà, ma per il sindacato di trasformarsi in 1.0 di qui a qualche... non molte generazioni, perché o lo si fa di mestiere, il sindacalista, ma dentro nelle fabbriche, cioè da dove dovrebbero partire le istanze che fanno sì che poi chi è più in alto si fa carico dei problemi e li porta avanti per risolverli, faranno fatica a partire. Si tende sempre più a isolarci e a isolare chi in qualche misura vuole tornare, come diceva ieri Marco, a essere non un datore di lavoro, ma un padrone. A noi è capitato anche questo ultimamente. È stato sostituito l'amministratore delegato ed è arrivato un padrone
che pensa di poter disporre delle vite dei lavoratori a suo piacimento. Questo è il problema vero, che bisogna in qualche maniera provare a risolvere. Non è solo il sindacato che ha un problema, è anche la classe imprenditoriale che ha dei grossi problemi. Se ci considerano dei collaboratori, facciamo cose grandi insieme. Se ci considerano dei servi, ci riduciamo a lottare come dei servi e non facciamo più le cose grandi insieme. Questo è il messaggio che io oggi volevo lasciare, e questo è quello che mi premeva a sottolineare, perché mi sono impegnato con quei pochi giovani che hanno voluto degnarsi di parlare, di portare anche la loro voce, perché loro si sentono insicuri su tutti questi temi, sulla sicurezza del posto di lavoro, sulla possibilità di esprimere la loro opinione, sul modo soprattutto di poterlo fare senza avere alcun tipo di ripercussione nei loro confronti alla scadenza del contratto, non mi servi più, o peggio, con un articolo di legge che abbiamo scoperto recentemente nella nostra azienda, ogni 4 mesi per ristrutturazione si possono licenziare 4 persone senza nessun motivo, solo se il padrone dichiara di voler ristrutturare e di voler salvare tutti gli altri. Con questo sistema, che io trovo un deterrente micidiale, nessuno avrà più il coraggio di alzare la voce e neanche lo sguardo per incrociare quello del padrone che gli dirà o stai zitto o vai via. Questo è il mio messaggio. Vi ringrazio.